buongiorno a tutti, eccomi qui di nuovo. Sono nel parco adiacente all'ospedale della mia città, dove c'è un bel laghetto, un bel boschetto completamente coltivato, e questo è il viale di una chiesa. Adesso vi faccio vedere qua nel poco terreno dove sono piantati questi alberi che ho trovato un fungo abbastanza particolare, che è importante conoscere per un motivo ben preciso che adesso vi spiegherò. Si chiama Clitopilus prunulus. Questo è un fungo, è un esemplare abbastanza secco, abbastanza vecchio, c'è un altro poco più in là. E perché è importante questo fungo? È importante perché è una cosiddetta spia del porcino. Vuol dire che quando ci sono questi simpatici funghetti bianchi, tra l'altro commestibili, è probabile che nelle vicinanze ci siano dei funghi porcini. Adesso lo stacchiamo e vi faccio vedere com'è sotto. Lamelle decorrenti, forte odore di pane, di farina bagnata, di farina umida, un gambo abbastanza tozzo che viene via con parte del micelio, con le lamelle che sono bianco crema o bianco sporco. La carne all'interno è bianca e non cambia colore, non vira, immutabile si dice, e l'odore è molto caratteristico. La forma del cappello è un po' irregolare, come si vede anche da questo esemplare più piccolo. Un altro aspetto del Clitopilus prunulus è che il cappello è involuto, ovvero presenta il margine che ripiega verso l'interno, verso il basso. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e lascia un commento. Grazie per avermi seguito, a presto!